Gli antichi lo consideravano un mare difficile e definivano l'Adriatico inquietus per i soffi impetuosi dei venti di nord-est, oscuro per gli improvvisi banchi di nebbia, iracundus per le tempeste che rendevano complicata la navigazione, provocando spesso naufragi di navi che cercavano di riparare nei porti o dove più sicuro era l'approdo. Sui fondali, profondi e sabbiosi, restano tracce che il tempo ha cercato di nascondere. Legni, anfore, fasciami, interi carichi o frammenti che parlano di lontani traffici e commerci, di vite spezzate di quanti avevano seguito rotte tra Oriente ed Occidente, tracciate in tempi remoti. Mercanti e marinai che insieme alle merci portavano con sé culti arcaici, storie di miti ed eroi che li avrebbero protetti perché già in un tempo senza tempo avevano attraversato questo mare. Confine ultimo dell'Adriatico era il Caput Adriae, spazio che le fonti antiche indicavano come estremo limite del mare verso il nord. Qui rotte carovaniere, marittime e terrestri, si intrecciavano al margine della grande laguna, dove sarebbe sorta Venezia, e dove, a partire dal secondo millennio avanti Cristo, iniziano i contatti con le culture preclassiche dell'Egeo. Potente, emerge la presenza di genti micenee, che per prime costruiscono una rete di contatti e di scambi. Contatti e scambi non solo materiali, ma anche di idee, di culti, di costumi e di usanze. In questo estremo golfo terminavano e ripartivano le vie protostoriche del commercio dell'Ambra. Qui era il Lacus Timavi, un ampio specchio d'acqua dove il mare incontrava la terra e dove riemergeva il Timavo, fiume dal misterioso corso sotterraneo. L'acqua oggi appare tra alberi e rocce. La corrente lenta forma paludi e lagune salmastre, arrivando ad una linea di costa diversa da quella antica, quando il mare raggiungeva quasi le pendici del Carso Monfalconese e il Lacus copriva quella che ora è una zona di insediamenti industriali. Le acque del mare, mescolandosi a quelle dolci del fiume, arrivavano fino al colle di Moschenizze, sfiorando la strada moderna verso San Giovanni di Duino e chiudendo le foci del Timavo con un sistema di cordoni litoranei e isole. Particolare è stato il fascino esercitato da questo ambiente su molti autori greci e latini. La natura stessa sembra aprire varchi tra il mondo degli uomini e quello degli dèi, rendendo sacre le acque e i boschi dove, si diceva, i lupi vivevano in pace insieme ai cervi, protetti entrambi dal potere divino. Antiche presenze di eroi omerici, re e guerrieri, marinai e mercanti attraversando il tempo, qui si mescolano alla realtà di insediamenti che da età preistoriche arrivano alla fine dell'impero romano, ai grandi sconvolgimenti climatici del VI secolo d.C. che alterarono in maniera determinante e quasi definitiva il paesaggio. Incendiata e sconfitta la città di Troia, complicati e difficili saranno i viaggi dei re achei vincitori che tornano in patria e dei sopravvissuti principi troiani in cerca di nuove terre.
si creano i nostri racconti e poemi di questi viaggi, dove l'opposizione degli dèi, irati per antiche colpe, si mescola all'avversità della natura e all'ostilità degli uomini. Il greco Diomede, principe regnante in Argolide, e il troiano Antenore, saggio consigliere di re, attraversano l'Adriatico. Diversi sono i luoghi degli sbarchi, ma uno solo è il punto dove le due vicende sembrano incontrarsi e mescolarsi in una terra di confini. Il Lacus Timavi. Il mito, che nel tempo si stratifica e si arricchisce di sfumature diverse, racconta spesso vicende realmente accadute, nascondendo ad esempio storie di traffici e antichi commerci, di esplorazioni di territori sconosciuti, di occupazioni e fondazioni di nuove città. Non è dunque casuale che proprio in questa zona siano passati gli Argonauti, inventori delle navi, e Dedalo, colui che costruisce. Non a caso Antenore e Diomede, fondatori di nuove città, qui vengono venerati, diventando capostipiti di famiglie destinate al potere, che si sarebbero radicate nelle terre euganee e nelle estreme pianure di nord-est. Figure mitiche, legate al mondo miceneo, e che ne testimoniano una pacifica penetrazione commerciale. La fonte del Timavo diventa limite di contrapposizione tra terre civilizzate, quelle degli antichi Veneti, e terre ancora selvagge, abitate dalle tribù degli Istri, e spazio d'incontro, dove si poteva commerciare sotto la protezione degli dèi e degli antichi eroi. L'eco delle acque, le polle sgorganti dalle rocce, i vapori caldi che escono dalla terra, il fruscio del vento, l'aspetto desolato delle pietraie, il buio delle grotte. Tutto poteva creare la sensazione di essere in una dimensione diversa, terrena e insieme soprannaturale. E nei boschi, sacri ad Era Argiva e ad Artemide Etola, signora degli animali, Antenore porta l'allevamento di bianchi cavalli. A Diomede, che Omero definisce il loro domatore, essi vengono sacrificati. Il mito adombra il commercio di questi animali, praticato fin da epoche remote proprio dai greci. Ma Antenore, vincitore dei popoli che abitavano l'Istria e la Dalmazia, diventerà nel tempo anche simbolo della conquista di queste terre da parte di Roma. Roma, alleata dei Veneti, che nel 181 a.C. fonda Aquileia, i cui abitanti ancora nel secondo secolo d.C., come testimonia un'ara votiva qui trovata, vengono chiamati Antenoridi, figli cioè dell'antico eroe omerico e in questo ancora più profondamente legati a Roma che, in un altro principe troiano, Enea, ha le sue radici. Sulle rive di un fiume che il mito chiama Eridano, alti pioppi piangono lacrime d'ambra. Sono le ninfe Eliadi che gli dèi hanno trasformato, impietositi dal loro dolore per la morte del fratello Fetonte, e l'ambra diventa un dono magico e terapeutico per la perdita di un essere divino. Un fanciullo sconsiderato che aveva voluto guidare il carro del padre Sole, ma che incapace di governarlo, troppo si era avvicinato alla terra. Lo colpisce la folgore di Zeus. Il corpo precipita e cade nelle acque del Caput Adrie. Dove? Nella zona più vicina al Timavo? Nelle acque del fiume Isonzo? Nel delta del Po? Ciò che il mito nasconde sono realtà diverse, ma complementari. Esistevano, infatti, antichissime vie di traffici di questo materiale grezzo che avevano come terminali sulla costa adriatica
importanti centri di lavorazione e di commercio. Una di queste, dal Mar Baltico seguendo grandi fiumi, giungeva alla vallata dell'Isonzo e poi all'area sacra ed emporiale dell'Acusti Mavi. Nel tempo nascono nuovi percorsi e l'Ambra continua il suo viaggio sempre più verso ovest, verso la grande laguna veneta, fino alla sponda opposta del mare, attratta nel VI secolo dai grandi mercati di Adria e Spina, due città che la tradizione, ancora una volta, vuole fondate da Diomede. Un percorso in cui il mito adombra una realtà che non ha ancora finito di rivelare se stessa, che dalla laguna va verso la terraferma seguendo un'antica via d'acqua, il Po di Adria, ora scomparso, dove recentissimi scavi archeologici hanno riportato alla luce a Grignano Polesine le tracce di un insediamento datato tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo. Un villaggio di capanne dove un'intera area era dedicata alla lavorazione dell'ambra. Noduli di ambra, perle semilavorate o finite e migliaia di schegge. Segno che qui i mercanti dell'età del bronzo portavano il materiale grezzo, lo facevano lavorare per poi venderlo in tutto il bacino del Mediterraneo. E la cosa più interessante è proprio il modo in cui questa resina fossile veniva lavorata, creando perle di una foggia particolare per una moda lanciata dal mondo miceneo e che prende nome dalla rocca della Grecia preclassica in cui esse sono state trovate per la prima volta. Sono le perle dette di tipo tirinto. Una scoperta eccezionale, quella di Grignano Polesine, che si affianca ai rinvenimenti di Frattesina di Fratta Polesine, altro villaggio protostorico, sempre lungo l'argine del Po di Adria, che ha restituito ambra soprattutto attraverso i corredi funerari delle sue élite di potere. Per gli archeologi, dunque, l'ambra, che i greci chiamavano electron, materia brillante e luminosa, sostanza del sole, è uno dei segni più importanti, assieme alla ceramica, che testimonia i contatti che il mondo miceneo aveva con l'Alto Adriatico. Frattesina ne ha restituito, insieme a frammenti di ceramica, piccoli idoletti di terracotta, tipici di quel mondo preclassico. E quasi della piena età del bronzo, alla metà del secondo millennio avanti Cristo, sono anche i frammenti di vasi greco-micenei ritrovati in Istria, attorno alle mura più antiche dell'acropoli di Moncodogno, imponente struttura che sovrasta Rovigno. Uno degli esempi meglio conservati di villaggi fortificati che gli archeologi hanno chiamato castellieri. Una civiltà vera e propria, che diventa prova tangibile dei passaggi e delle migrazioni di popoli da Oriente ad Occidente, diventa prova di una rete di contatti, di incontri, forse di scontri, fra genti diverse. Antiche strutture che sanno ben sfruttare la geografia di un territorio, dall'Istria all'altipiano del Carso, alle pianure del Friuli e oltre. Non è facile studiare la civiltà dei castellieri che, a seconda delle aree indagate, presenta una situazione complessa e dai contorni ancora non ben definiti. Dagli scavi, dagli oggetti ritrovati, gli studiosi hanno constatato la vita molto lunga di questi abitati. Si sa che le mura di cinta vengono spesso riparate o nel tempo allargate. Ci sono segni di attività economiche, con la produzione di materiali ceramici e la lavorazione dei metalli, accanto a reperti che parlano di contatti tra castelliere e castelliere e, nel tempo, di scambi con aree lontane, da un lato verso il Danubio e dall'altro verso l'Italia meridionale e il Mediterraneo orientale. Attorno all'Acusti Mavi è stata identificata quasi una rete di siti fortificati che dobbiamo immaginare molto simili a Moncodogno, che sfruttano i molti rilievi sassosi. Ad iniziare dal Monte Falcone, nel punto dove ora si erge la rocca che domina la città moderna di Monfalcone. Nei primi del Novecento, al tempo degli scavi dell'archeologo triestino Carlo Marchesetti,
Il muro di cinta di questo castelliere era conservato per una lunghezza di 140 metri. Il villaggio era collegato a vista con quello del castellazzo di Doberdò. Poco lontano, il castelliere di Vertace, sul colle di Arupacupa, vicino al paese di Yamiano, con una cinta esterna di oltre un chilometro, per i marchesetti uno dei più grandi. E poi ancora San Polo, Golas, Forcate, Moschenizze, Flonder, il Monte Ermada. Quanto ritrovato in questi castellieri sembra indicare che qui la vita, iniziata nell'età del bronzo, XVI secolo a.C., si concluda intorno alla metà del IV, con una fine molto lenta. Forse il segno dello spostarsi degli interessi economici e commerciali degli abitanti verso la costa. Verso lo scalo di Stramare di Muggia, strettamente collegato con l'altura di San Servolo, dove alcuni studi non escludono si possa localizzare una fase della Trieste preromana. Dall'altra parte del golfo, sempre più importante diventa l'insediamento di Duino. Perché proprio Duino? La risposta viene dagli eccezionali ritrovamenti di materiale ceramico che indagini subacquee hanno riportato alla luce nell'area delle foci del Timavo, alla profondità di 7 metri, nella terza bocca o terzo ramo del fiume, sulla riva sinistra, a circa un chilometro dalle attuali risorgive. Qui sono riemersi frammenti di dolia, grandi vasi nei quali venivano conservate le derrate alimentari, scodelle, olle, una sorta di pentola o vaso per conservare cibo, simili ad altre ritrovate in castellieri dell'area di Trieste, dell'Istria, a Santa Lucia di Tolmino e nell'area del Veneto orientale. Testimonianza indiretta di un approdo protostorico che serviva a scambi e commerci tra genti diverse, sotto la protezione di forze divine che si manifestavano attraverso misteriosi fenomeni naturali e avrebbero garantito, quasi in una sorta di zona franca, uomini e merci. Il mistero delle acque qui, dove il Timavo riemerge, e il mistero delle acque là, dove il fiume sprofonda, a San Canziano del Carso, in Slovenia. Sito di un castelliere che sorgeva nell'area dove oggi c'è la chiesa, a sovrastare la voragine carsica che inghiotte l'acqua. Ai piedi della cinta muraria, in una semplice buca ricoperta da una lastra di pietra, sempre Marchesetti, nel 1908, trovò un'ingente quantità di oggetti in bronzo, ferro, osso, ceramica, paste vitree ed ambra. Forse un corredo funerario di una donna di alto rango, o un'offerta agli dèi, o oggetti che un artigiano commerciante aveva nascosto, o ancora un ripostiglio in cui gli abitanti del castelliere, sotto la spinta di un pericolo, avevano raccolto e deposto quanto di più prezioso possedevano. Forse. I reperti, 1170 manufatti, quasi tutti ornamenti databili tra la seconda metà del V e la prima metà del IV secolo a.C., e la straordinaria quantità di ambra fanno emergere l'ipotesi che il castelliere di San Canziano fosse un importante mercato tra Adriatico e Danubio, una delle tappe fondamentali per il commercio della preziosa resina fossile e che potesse avere anche una funzione di santuario, di area sacra, come il Lacus, legata ad un ambiente particolare ricco di abissi e caverne, dove nel buio il Timavo spariva. Il tesoretto di San Canziano ferma l'orologio del tempo alla metà del IV secolo a.C. a fissare un momento di pericolo che riguarda tutta l'area del nord Adriatico e in particolare i castellieri del Carso che proprio in questo periodo verranno abbandonati dagli abitanti, spaventati da qualcosa che li spinge a rifugiarsi in aree meglio difendibili, verso la costa, dove la sopravvivenza era comunque assicurata dai commerci che continuavano con genti dell'antico Veneto, della pianura padana
e dell'Italia peninsulare. Di pericolo parlano le armi rinvenute nella necropoli di San Servolo, nelle tombe di uomini che sono stati anche guerrieri e che si fanno seppellire con elmi, asce da combattimento e punte di lancia in ferro. È questo il momento nel quale avvengono grandi movimenti migratori da Oltralpe e da Est. Gruppi di genti celtiche, quelli che poi le fonti letterarie chiameranno Galli, che premono con incursioni sempre più profonde nel territorio e con effetti devastanti, che la stessa Roma, nel 390 a.C., conosce. Gli equilibri cambiano e si ricompongono in modo diverso. Nel III secolo a.C., Roma si affaccia nella pianura padana e nelle terre dei Veneti, con i quali stringerà una forte alleanza, segno di riconoscenza per aver fermato il pericolo gallico, creando un argine contro le loro scorrerie, che avevano di fatto bloccato le vie dei traffici sud-nord. La sfera del controllo veneto si allarga ben oltre il Tagliamento e il Laco Stimavi diventa terra di confine dove entrare in contatto con gli Istri, gente di mare e di commerci. Inizia il periodo della romanizzazione, che come sempre significa dapprima penetrazione commerciale, conoscenza e scambio reciproco di culti, credenze e miti, e poi controllo politico e militare dei nuovi territori. Una prima traccia di questo processo è quella lasciata da bronzetti votivi, piccole immagini di divinità prodotte nel centro Italia e portate nel Caput Adria da mercanti, che nel loro viaggio verso i distretti minerari d'Oltralpe approfittavano per vendere qui dei prodotti finiti molto richiesti dalla religiosità popolare, come Ercole, protettore della pastorizia. Buona parte del commercio nell'antichità era però affidato alle vie marittime e i mercanti romani si accorsero presto che navigare nelle acque del Caput Adria presentava grosse difficoltà legate alle azioni di pesante disturbo portate dalla marineria istrica. Questa situazione innescò una serie di scontri, spedizioni e guerre che dalla fine del III alla fine del II secolo a.C. vide in questa zona eserciti e flotte. Nella storia degli Istri, la data del 177 a.C. segna in modo irreversibile la fine della loro civiltà con la caduta di Nesazio, centro politico e religioso nel quale tutte le tribù si riconoscevano. Una fine che inizia nello specchio di mare che si apre davanti al Laco Stimavi. Una battaglia navale prima, uno scontro terrestre poi, vede la rotta dei guerrieri istri guidati da Epulo che si chiude entro le mura di Nesazio assediata. Alla perdita della libertà, guerrieri e re preferirono la morte. La pace romana scende sul Laco Stimavi, che continua ad esercitare il suo fascino arcaico ancora legato alla natura. Un'area che anche Roma considera sacra, e forse proprio in questo periodo potrebbe essere comparso un primo edificio di culto che rompe una tradizione legata al mondo religioso dei Veneti che trovava nella natura la sua piena espressione. Un'ipotesi suggestiva che viene suggerita dalle testimonianze archeologiche restituite da Aquileia. Al Museo Archeologico della città sono conservati questi frammenti di altissima qualità artistica che conservano ancora tracce di pigmenti colorati, parte della decorazione in terracotta del frontone di uno dei primi templi costruiti nella città e ritrovati nel 1884 a Monastero, vicino al corso d'acqua del Natissa. Templi molto semplici, con una struttura di legno rivestita da lastre di terracotta dipinte a colori molto vivaci. Nei frammenti ritrovati, la resa dei corpi e la complessità iconografica hanno fatto pensare a scultori non locali e a un committente di alto rango. Pochi però sono gli elementi ricostruibili o identificabili, cosicché le figure maschili e femminili sono state variamente interpretate. Forse una scena in cui domina Apollo,
divinità che difende il mondo civilizzato e che sarebbe stato voluto da Claudio Pulcro, console che nel 177 trionfa sugli istri di Epulo, forse Diomede insieme ad Era Argiva ed Artemide Etola, figure per le quali si è proposto un legame con il console Tuditano, che nel 129 conclude la partita con gli istri e innalza alle divinità che lo hanno aiutato una statua nell'area sacra dell'Acus e un tempio ad Aquileia, dedicando al Timavo un'epigrafe ricomposta da due frammenti, uno dei quali recuperato a monastero. Con la fondazione di Aquileia, Roma entra dunque stabilmente nello scenario dell'Acus Timavi e, come sempre accadeva, inizia a riorganizzare il territorio secondo logiche che sono insieme militari, economiche e culturali. Non cancella, ma acquisisce ciò che trova. Ad iniziare dalla ragnatela di piste protostoriche che vengono quasi tutte trasformate in strade e che, arrivando da Occidente e Settentrione, attraversavano questo estremo lembo del Venetorum Angolus. Anche l'antichissimo collegamento con il Lacus Timavi viene mantenuto e reso più facilmente percorribile. Ed è proprio una legione, la tredicesima, che verosimilmente lavora alla strada e sicuramente costruisce un ponte, quello che attraversava il Lokavatz, breve corso d'acqua, che dal lago di Pietrarossa arriva fino al Timavo. Rimane infatti questo blocco squadrato in pietra di Aurisina, trovato nel 1929, non lontano dalle bocche del fiume, su cui è stato inciso il nome della legione. Una legione che faceva parte delle truppe di Giulio Cesare nel periodo del suo proconsolato nella Gallia Cisalpina e che lo avrebbe accompagnato nel 49 a.C. al passaggio fondamentale del fiume Rubicone. La legione, in età imperiale, prenderà il nome di Gemina, nome che passerà anche alla strada, la via Gemina, che collegava Aquileia a Trieste e poi all'Istria, e che ancora oggi resta nella toponomastica moderna. Dobbiamo a questo punto ricomporre uno scenario naturale che non appartiene più al nostro tempo. Per nove bocche, con immenso fragore, il fiume scende alto dal monte. Virgilio racconta nell'Eneide ciò che ora è perso per sempre. Il Timavo sgorgava dalle pendici carsiche con diverse cascate che scendevano verso il mare. Cascate in cui misteriosamente, tranne che in una, l'acqua dolce già si mescolava a quella salata. La linea di costa era molto diversa e diverso era anche il golfo che accoglieva le acque del Timavo, profondo e sicuro, riparato da un'isola che, parallela alla costa, lo chiudeva come fosse un frangiflutti naturale. Al suo interno, lo specchio d'acqua era così calmo da meritare il nome di Lacus, lago. L'isola, ora conquistata dalla terraferma che l'ha inglobata completamente, aveva una caratteristica che suscitava la meraviglia di chi la vedeva. Seppure non grande, aveva una forma allungata che sulle estremità si alzava con due basse colline. Il gioco delle maree faceva sì che la parte centrale, probabilmente una sottile lingua di terra, apparisse e scomparisse, dando l'illusione che si trattasse ora di un'isola, ora di due. Quelle che nella tradizione degli studi sono ormai note come le Insule Clare, isole famose, ricordate da Plinio il Vecchio nel primo secolo d.C. Oggi, di queste due basse collinette, rimane solamente il nome, dato loro in epoca non antica, di Sant'Antonio e di Punta o di Amarina. È un tratto che si è salvato dagli interventi che hanno spianato tutta questa zona. Sulla collina di Occidente, la più grande, quella di Sant'Antonio, sono rimaste le polle termali, anche queste influenzate dalle maree, e i resti degli impianti di età romana che ne sfruttavano le proprietà terapeutiche. Della fama di queste acque, che aveva raggiunto anche il Veneto, la Dalmazia e i territori oggi al confine tra Italia e Austria, rimangono delle iscrizioni, tutte databili tra primo e secondo secolo d.C., dedicate come ex voto alla Fons o alle Fontes, oppure alla Spes,
alla speranza che aveva favorito la guarigione, o ad Ercole, dio della forza risanatrice. E la speranza è ringraziata in ben 4 epigrafi che sono state ritrovate vicino alla chiesa di San Giovanni in Tuba. 3 sono state murate nell'abside dell'edificio sacro. Dove potevano essere lasciati questi ex voto? Esisteva un luogo di culto? E dov'era? Domande ancora senza risposte. E quanti visitavano l'area sacra o frequentavano il complesso termale? Dove potevano soggiornare? Scavi archeologici sono stati condotti all'interno di quello che oggi è l'acquedotto del Randaccio. Qui sono stati ritrovati i resti di un edificio molto complesso ed articolato, con caratteristiche tali da permettere la sua identificazione con una mansio, un luogo dove si poteva sostare o alloggiare per più giorni, trovando una serie di servizi, dagli spazi per il cambio e il ricovero di cavalli e carri ai ristoranti. Con una straordinaria corrispondenza, la tabula peutingeriana, una delle più famose carte stradali dell'antichità, ideata nel IV secolo d.C. e giunta a noi in una copia medievale, in questo punto disegna un grande edificio di forma quadrangolare con la scritta Fonte Timavi. Il modo in cui lo si rappresenta identifica o strutture legate alla fruizione delle acque o la mansio. Una sorta di albergo dell'antichità, che viene costruito agli inizi del primo secolo avanti Cristo, arricchito e ampliato nei secoli successivi, fino ad arrivare al IV secolo. Fino ad ora sono stati scavati 1300 metri quadri, portando alla luce 40 vani. Quasi tutti hanno conservato i loro pavimenti a mosaico e resti di affreschi, che si ripetono uguali in alcune delle stanze. Una ripetitività che, allora come oggi, contraddistingue l'allestimento degli interni di un albergo. Nel 1911, Enrico Maionica, direttore del Museo di Aquileia, scavando vicino all'edificio termale ottocentesco, nella parte occidentale di quella che era stata l'isola, mise in luce tracce di una struttura a 5 vani, con pavimenti in cubetti di terracotta, pareti intonacate e resti di affresco. Negli anni 70 del secolo scorso, poco distante, vennero alla luce altri resti, quelli di una grande villa chiamata poi Villa della Punta. Essa era in qualche modo legata alle strutture che sfruttavano poco lontano le acque salutari? C'era un unico proprietario che possedeva villa e impianti termali? Un dominus di rango, che aveva deciso di sfruttare le acque calde ed abbondanti che qui sgorgavano, sia con strutture aperte a tutti, sia dotando la sua lussuosa abitazione ricca di mosaici e affreschi, di vasche con gradini di entrata riservate a famiglia ed ospiti. Visitatori, ospiti della villa o delle terme salutari, che sarebbero arrivati qui dalla terraferma con barche, come questa, ora al Museo Archeologico di Aquileia, trovata nel punto in cui l'isola sembrava dividersi in due, vicino ai resti della Villa della Punta. Lunga circa 11 metri, interamente costruita in legno, tutta a incastro. Esempio importante dell'alto grado di tecnica raggiunta dai carpentieri romani. Il primo nucleo della Villa della Punta, come la mansio, risale alla seconda metà del primo secolo avanti Cristo, un periodo questo che con Giulio Cesare prima e Ottaviano Augusto poi segna una riorganizzazione profonda di tutto il territorio, dove vengono costruite altre ville di rango. Di alcune di queste restano solo notizie d'archivio. Di altre, scarsi sono i dati recuperati dalle indagini sul terreno. Solo 2, la villa di Via delle Mandrie e quella di Via Colombo, il nome è dato dalla toponomastica attuale di Monfalcone, sono state indagate e scavate in maniera sistematica. A guidare le scelte degli architetti romani, la visione del mare e l'impatto scenografico dell'acqua. Nell'Acus Timavi, le alterazioni subite dal paesaggio antico e l'intenso sfruttamento del territorio da parte dell'uomo non ci permettono più di cogliere lo stretto legame cercato tra architettura e ambiente naturale.
e non è nemmeno possibile scavare ancora per riportare interamente alla luce queste antiche strutture. Possiamo però immaginare lo scenario che al tempo si apriva davanti agli occhi, guardando le coste dell'Istria e i siti vicini di Dragonera e di Barbariga, ville nel comprensorio di Pola Antica. Della prima si conservano cospicui resti dei muri che disegnano una pianta racchiusa in se stessa e a stretto contatto con la riva del mare. La villa di Barbariga, invece, è stata quasi interamente scavata nei primi anni del Novecento e lentamente poi riconquistata dalla terra. Come molte delle ville dell'Acus di Mavi, aveva una pianta che viene definita AU. Tutta l'organizzazione delle stanze ruotava attorno ad un grande portico a tre bracci, con colonne, che dava su un cortile centrale, aperto sul panorama esterno, per offrire agli abitanti e agli ospiti immagini di grande impatto. Anche nelle ville di Via delle Mandrie, Via Colombo e di quella della Punta, le stanze, come qui, si aprivano disposte una a fianco all'altra, ognuna delle quali con un suo uso specifico. In genere, il triclinium, cioè la sala da pranzo, era al centro, mentre soprattutto le stanze da letto, i cubicula, erano poste all'estremità dei bracci della U, forse per essere più tranquille e silenziose. La cucina era di solito in uno degli angoli dove si univano i due bracci della casa, per ragioni funzionali e per non infastidire gli ospiti con fumo e odori. Il clima rigido e il forte vento di bora, che soffia impetuoso su queste terre, rendevano necessario il riscaldamento almeno di alcuni vani, che oggi chi scava può individuare attraverso due elementi, entrambi presenti nella villa di Via delle Mandrie: una stufa alimentata a legna e il ritrovamento di suspensure, ossia colonnette di mattoni che creavano un intercapedine tra pavimento e fondamenta. Il calore prodotto da una piccola caldaia in muratura passava sotto il pavimento e veniva convogliato nelle pareti attraverso speciali condutture sempre in terracotta. La casa aveva stanze di rappresentanza con pavimenti a mosaico e, come nel caso di molte ville dell'Acus, pareti affrescate con decori colorati che disegnavano motivi geometrici o floreali. Altre stanze avevano pareti semplicemente intonacate di bianco o di rosso e pavimento a piccoli mattoncini di terracotta e venivano usate per le attività che nella casa si svolgevano quotidianamente, ad esempio la filatura della lana e la tessitura delle stoffe. Un indizio sulla raffinatezza di queste ville e quindi della disponibilità economica dei proprietari è dato dal ritrovamento di grandi quantità di frammenti di vetro che veniva utilizzato per le finestre e forse per creare ampie vetrate a chiudere il porticato o parte di esso. Ma c'è di più. Tutte queste ville avevano una parte dedicata alla lavorazione di prodotti che arrivavano dall'agricoltura o dall'allevamento. Importante era la produzione delle lane, che venivano da greggi di pecore dal vello lungo e pregiato. Lo scavo delle ville di Monfalcone ha permesso di capire che in Via delle Mandrie si apriva una darsena e in Via Colombo una peschiera, elementi che parlano di acque e di allevamento di pesci dove oramai da secoli è terraferma. La zona del Timavo, infatti, era famosa per i suoi branzini dalle carni bianche, tenere e saporite, che nel primo secolo d.C. il poeta Marziale ricorda in un epigramma, e molto apprezzati erano i molluschi come le ostriche e il murice, che veniva usato sia sulle mense che per tingere i tessuti della preziosa e costosissima porpora. E molto era l'olio che veniva spremuto nei torcularia, gli impianti di cui restano significative tracce anche nella villa della Punta.
altrettanto famosa la produzione di vino. In particolare il Pucinum, che, dice Plinio, nasce nel seno del mare Adriatico, non lontano dalla foce del Timavo. Su un colle sassoso si imbeve del respiro del mare e non riempie che poche anfore. Ancora varie erano le attività di produzione che gravitavano attorno alle ville. Vasai e fabbri, produttori di mattoni e tegole, e le fornaci trovate vicino al fiume Lokavats lo testimoniano. Dal mare, all'altopiano del Carso, elemento importante nel paesaggio sacro dell'Acus Timavi, a poca distanza dalle bocche del fiume, sulle pendici del Monte Armada, una delle più importanti scoperte archeologiche che quest'area ha restituito. L'unico mitreo in grotta noto in Italia. Un luogo di culto legato a Mitra, dio iranico della luce e della rinascita, nato dalla pietra che proprio in una grotta aveva ucciso il toro e fecondato con il suo sangue la terra. Un culto misterico che giunge qui nella seconda metà del primo secolo d.C., riservato solo agli uomini, che trova molto favore soprattutto nell'elemento militare. Lunghi banconi venivano posti uno di fronte all'altro e servivano per il banchetto rituale fatto con pane e vino. Sul fondo della cavità, l'immagine sacra del rilievo con l'uccisione del toro, donata da un adepto, Aulo Tullio Paumniano, il cui nome è rimasto su una stele. L'oscurità era rotta dalle lucerne e più di 100 qui ne sono state trovate. Il culto termina bruscamente alla metà del V secolo d.C., quando gli arredi sacri della grotta sono violati, distrutti dai cristiani e forse, in parte, nascosti dagli stessi adepti di Mitra. Poco distante, nello stesso periodo, in una significativa correlazione temporale, viene costruita la prima basilica cristiana, nel luogo dove ora sorge la medioevale chiesa di San Giovanni in Tuba. Qui la terra ha restituito un grande mortaio in terracotta usato per riti sacri, con impressa 4 volte la scritta Numen Saturni, essenza divina di Saturno. Saturno era dio italico delle acque, ma anche colui che tutelava il grado più alto dell'iniziazione mitraica. La basilica, che conoscerà diverse fasi di vita, da subito viene intitolata a San Giovanni Battista, una scelta certo non casuale per una figura legata alle acque con il battesimo del Cristo, quasi che la sacralità dei luoghi, sfumando dal mondo pagano, potesse passare intatta a quello della nuova religione. Lentamente, però, la vita attorno all'Acus Timavi cambia. La natura stessa sembra voler mutare i suoi ritmi secolari e sarà profondo lo sconvolgimento ambientale che nel VI secolo va ad aggiungersi alle conseguenze politiche ed economiche seguite al crollo dell'Impero Romano d'Occidente e all'ingresso sulla scena delle nuove dinastie di potere di stirpe barbarica. Acque diluvium, un diluvio d'acqua, scriverà il longobardo Paolo Diacono, che si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè. Furono ridotti in rovina campagne e borghi, ci furono grosse perdite di vite umane e animali, spazzati via i sentieri e distrutte le strade. Anche i fiumi, l'Isonzo, il Natisso Cunturro e più a ovest l'Adige, cambiano il loro corso, forse per fenomeni di erosione o per l'ormai scarsa manutenzione. Le acque del Timavo perdono forza. La terra si impaluda, cambia la linea di costa. Il mare si allontana. Le ghiaie dei fiumi nascondono quanto resta di ville ormai abbandonate. Il Acus Timavi diventa l'Isert, il deserto, i Loca deserta. Gli antichi dei non esistono più. Più non tornano gli eroi omerici, i re e i guerrieri, i marinai e i mercanti. Thank you.
restano a raccontare una storia dimenticata, l'eco dell'acqua e il fruscio del vento che muove l'ombra degli anni.